Dottor Vito Napoletano, presidente nazionale dei neurologi del territorio per la Società Italiana di Neurologia. Operatori sanitari, infermieri e discipline mediche. La parola chiave del congresso è interdisciplinarità. Siamo in sintonia con quello che la regione ci chiede, lavorare insieme con le altre discipline mediche per presentare il paziente. C'è molta attenzione sul paziente, si sta lavorando moltissimo e l'interdisciplinarità è la dimostrazione che il paziente è al centro, c'è un'etica dei ruoli che va rispettato e l'unità di valutazione multidimensionale mette insieme tutte le varie professioni sanitarie e discipline mediche per prendere in carico il paziente. Grazie dottore. Per quanto riguarda il nostro, nostro approccio terapeutico nell'ambito della direzione medica che io rappresento, noi abbiamo sviluppato una personalizzazione di cure non farmacologiche ed è nato Positive Care, questo progetto, cioè la cura positiva, dove per ogni singolo paziente che ha le proprie necessità, che per cui ogni paziente non è uguale a un altro paziente, e noi vestiamo la terapia non farmacologica come approccio e come mantenimento delle abilità non perse nella malattia dementigene. Grazie. Dottoressa Foresta Regina, cosa possiamo chiedere alle istituzioni? Cosa poter chiedere? Prima di tutto di aumentare il fabbisogno delle strutture, perché sono assolutamente al di sotto degli standard nazionali e questo crea un grosso problema per la cittadinanza che non sa a chi rivolgersi per risolvere i problemi di assistenza, sia per quanto riguarda la disabilità che per quanto riguarda la non autosufficienza. Presidente Pumarico, questo congresso è stato veramente un successo, più di 130 relatori e oltre 300 partecipanti auditori. Cosa ci lascia dunque? Allora, innanzitutto è la dimostrazione reale del superamento, dell'isolamento operativo delle varie branche di specialisti e quindi una dimostrazione reale dell'interesse a lavorare in interconnessione e interdisciplinarietà. E anche l'estensione oltre l'ambito medico-neurologico anche a delle associazioni di pazienti e del privato sociale che numerose e entusiaste hanno collaborato e partecipato alla riuscita dell'evento. Grazie Presidente.